Buonasera a tutti. Soprattutto un grazie particolare a chi ha reso possibile questa manifestazione a livello regionale, coinvolgendo il nostro partito sulla scia di quella realizzata a Firenze. Io avevo proposto di incontrarci a Mogolo, nel nostro teatro, però si è convenuti che Oristano fosse il punto di incontro ideale sia per chi arriva dal nord che chi arriva dal sud Sardegna per partecipare, condividere e intervenire. Siamo tanti, eravamo tanti a Roma, e ciò significa che il PD è vivo, voglia di lottare e proporre un'alternativa contro il governo nazionale e contro il governo regionale che sta facendo tutto tranne quello che, per il quale esiste, governare. In altre occasioni mi è capitato di criticare il nostro partito e questo l'ho sempre fatto in modo costruttivo finché il partito migliorasse. Sono nato politicamente con la nascita del PD e non ho aria di provenienza. Ed è proprio per questo che non mi sono mai interessato alle discussioni tra le varie correnti, spifferi o sensibilità. Dopo l'esito delle primarie ci è dato democraticamente Bersani come mio segretario nazionale e Silvio Lei come mio segretario regionale. Questa scelta, pur non condivisa nella cabina elettorale, è stata da me accettata in quanto volontà della maggioranza del mio partito e credo che queste scelte, in quanto maggioritarie, debbano essere accettate non solo da me, ma da tutti coloro che credono nel progetto PD, cercando di essere più uniti possibile. Le critiche che si fanno all'interno del partito, se sono costruttive le accetto, sono quelle che arrivano dall'esterno che io non sopporto. Tutti criticano il PD definendolo un partito senza valori, un partito senza idee e chi più ne ha più ne metta. È facile parlare in questo modo dopo che alcuni lo hanno sfruttato per farsi i propri porci comodi, dando poltrone alla strumenta senza ricordarsi che è stato eletto con i nostri voti per rappresentarci, tutelarci e governare per nostro nome e conto. Ma io voglio ricordare a queste persone che il PD non è un tassì, anche se forse da qualcuno è stato preso proprio come tale. Prima ci ha viaggiato senza badare a spese, poi quando è sceso dice di aver viaggiato male. Io in linea di massima sono fiero del nostro partito, so che c'è qualcosa da migliorare, ma quello ci pensiamo noi che ogni giorno lavoriamo e crediamo in quello che facciamo e non qualcuno che è entrato e uscito qui solamente per convenienza. Mi preme parlare dei tagli all'istruzione, all'università e alla cultura. Da studente mi sembra doveroso parlare di tutto ciò e mi fa male pensare che quando i miei colleghi a Roma manifestavano sotto la Camera e venivano caricati dalla polizia, io non ero con loro. Io purtroppo ero uno dei veri studenti che era a casa a studiare, come ha detto Silvio. Anche se in quel momento io mi sono sentito meno studente del solito, perché i miei colleghi, non solo romani, ma soprattutto quelli cagliaritani, stavano manifestando anche per i miei diritti e io non ero con loro. La 133 è composta da 85 articoli, di cui 4 o 5 legati all'università e alla ricerca, ma è nostro dovere come studenti e cittadini essere informati su cosa contiene per essere in grado di poter contestare 1,5 miliardi di euro in meno che le università pubbliche avranno nel 2013 e le tantissime assunzioni in meno che vi saranno da qui a 5 anni. L'unica nota che può rallegrarci è che da un momento all'altro potrebbe cadere il governo. Martedì ci siamo andati vicini. Io ci ho sperato. A questo punto la tanto odiata 133 non andrebbe avanti. Il ministro dell'economia ha detto che con la cultura non si mangia. Io posso interpretare questa affermazione con la cultura non dà da mangiare, perché il pasto siamo noi. E se pensiamo con la nostra testa non ci lasceremo mangiare agevolmente senza reazioni da quelle persone che ci governano. Gli uomini istruiti, si sa, da sempre sono indigesti a chi vuole strumentalizzare le masse. Scusatemi, ma sono un po' emozionato. Con gli emendamenti che verranno cambiati li conoscerete anche meglio di me, ma una delle cose che fa più schifo di questa riforma, al di là di cosa succederà al governo, è che vogliono finanziare le università private a discapito di quelle pubbliche. Da poco ho letto che dall'anno prossimo verranno tagliate del 50% le borse di studio agli universitari. Io sono uno studente borsista, ho paura per il prossimo anno. Ne ho parlato a casa e mia madre mi ha detto: tranquillo figlio mio, da dove faccio studiare, manca i sigarpi di costa. Dai sacrifici che fanno i miei genitori, ogni mattina si alzano alle 5 e ora che mio padre è stato operato di un ginocchio, mia madre sta lavorando per 16 ore di fila al bar, perché non hanno la possibilità di chiudere o di pagare un'altra persona che possa darle il cambio e io non posso aiutarli più di tanto, ma so che se potessero farebbero ancora di più per darmi un futuro migliore.
Purtroppo non in tutte le famiglie è così, so che in tante famiglie fanno sacrifici ben più grandi per far studiare i figli e talvolta arrivare alla fine del mese è difficilissimo. Tagliare le borse di studio significa negare ad uno studente di diventare medico, avvocato, ingegnere ed iniziare a lavorare, a patto che il lavoro ci sia. Chi non ha la possibilità di studiare si trova costretto a fare un lavoro non proporzionato alle proprie attitudini o aspettative, spesso mal retribuito, negandosi così la prerogativa di realizzare il sogno che si è coltivato fin da bambini. L'hanno capito? Concludo con una frase che mi ha detto un'amica e che voglio condividere con voi. In una repubblica democratica è ammesso pensare in modo diverso, ma non quando si tratta di istruzione.